Pace bene, buongiorno a tutti, ciao Giuseppe Patton che ci parla da Gerusalemme e gli abbiamo chiesto appunto di concludere questa mattinata di incontro su un tema così spinoso, così importante come quello appunto dei migranti, delle migrazioni, dei profughi, degli sfollati interni. Ricordiamo che anche Israele, pur in forma minore, vive una realtà di questo tipo, che non è solamente quella dei lavoratori stranieri, che pure sono tantissimi presenti nel territorio, ma che è anche quella dei sudanesi e degli eritrei che sono arrivati negli anni scorsi a seguito di delle guerre in quelle terre. Cioè anche lì c'è stato un fenomeno di questo tipo che è stato gestito appunto dal governo in forme diverse in questi ultimi anni, ma è pure presente. Però il tema che affronterà padre Francesco non è legato all'attualità politica, vuole essere un po' la conclusione rispetto a quanto abbiamo sentito all'inizio da padre Camillo Ripamonti circa la sua riflessione sul tema evangelico dell'essere straniero. Ecco, padre Francesco ci condurrà invece in una riflessione, una breve riflessione a partire dalla enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti, perché la fraternità c'entra molto con l'approccio che noi dobbiamo avere in questo nostro tempo disgregato, disperato, ma che ha bisogno sempre più di speranza. Certamente l'enciclica Fratelli Tutti, diciamo che è stata l'ultima delle tante sottolineature che Papa Francesco ha posto sul tema dell'attenzione all'altro, dell'attenzione ad ogni persona umana. Chiaramente per noi francescani è un tema che ci trova anche in piena sintonia, perché la stessa enciclica parte da una citazione di una delle ammonizioni di San Francesco, che inizia proprio col tema «Fate attenzione, fratelli tutti, al buon pastore che per salvare le sue pecore ha dato la sua vita». Quindi è qualcosa di importante per noi recuperare non tanto il discorso astratto della fraternità quanto il discorso concreto sul fratello. E proprio per questo Papa Francesco, all'interno dell'enciclica, sviluppa subito dopo aver messo in luce un po' i problemi del nostro tempo, problemi di mancanza di fraternità, sviluppa una riflessione sulla parabola del buon samaritano, che sappiamo nel Vangelo viene raccontata non per aiutarci a sapere quante sono le persone che dobbiamo aiutare, ma per spingerci a diventare noi prossimo degli altri. Quindi la conclusione della parabola è chi si è fatto prossimo di colui che era incappato nei briganti, quello che si è preso cura di lui. Va bene, allora adesso anche tu vai e fai lo stesso. L'idea di Papa Francesco è che noi non dobbiamo parlare di fraternità appunto in termini astratti, ma dobbiamo imparare a renderci fratelli e quindi ad essere fraterni, ovviamente fratelli e sorelle, nei confronti delle persone che Dio mette sul nostro cammino e sulla nostra strada. Tra l'altro, ecco, Papa Francesco, proprio facendo riferimento anche alla pandemia, dice: la pandemia ci ha fatto anche riscoprire che siamo tutti sulla stessa barca, anche nell'incertezza, anche nella fragilità, anche nel trovarci in situazioni di bisogno. La custodia di Terra Santa, naturalmente ispirandosi a San Francesco, da sempre, da 8 secoli, cerca di coniugare questo tema della fraternità, che poi diventa anche per noi tema del dialogo e tema anche del, diciamo, educare alla pace, cerca di svilupparlo un po' in tutte le dimensioni e sull'esempio di San Francesco, che ha vissuto l'incontro in modo estremo. Mi permetto di citarne solo due tra i tanti: l'incontro che sta all'inizio dell'esperienza della conversione di Francesco, che è l'incontro col lebroso, colui che veniva espulso dalla città, colui dal quale tutti scappavano, colui che nessuno voleva incontrare, e lo stesso Francesco aveva
ribrezzo dei lebbrosi, vince se stesso e da quel momento cambia anche la sua mentalità, la sua prospettiva, e da quel momento in avanti farà scelte di vita evangelica. E l'altro incontro estremo, che è stato l'incontro vissuto qui in Terra Santa nel 1219, cioè l'incontro con il sultano al-Malik al-Kamel, che vuol dire l'incontro con un uomo di un'altra terra, di un'altra lingua, di un'altra cultura e perfino di un'altra religione, era musulmano, e quindi è un incontro estremo anche questo, non colui che veniva fuggito in questo caso, ma colui che veniva combattuto. E questo ci dice che per Francesco davvero ogni uomo è fratello e noi siamo chiamati ad andare con atteggiamento fraterno nei confronti di ogni uomo e di ogni donna. Concretamente questo in custodia oggi cerchiamo di farlo nei vari territori, anche gli esempi che avete appena ascoltato, come l'esempio raccontato da padre Firas e quello raccontato da padre John Luke, sono esempi di cosa significa cercare di avere attenzione non ai discorsi astratti ma alla fraternità concreta. L'esempio di Beirut è illuminante, questa esplosione che ha messo in ginocchio un'intera città e che ha lasciato senza casa 300.000 persone, uno potrebbe dire noi cosa possiamo fare? Siamo impotenti di fronte a un dramma di queste proporzioni, di queste dimensioni. E invece l'atteggiamento fraterno è un atteggiamento estremamente anche concreto e pragmatico, per cui si comincia dal fare quello che si può. Cominciamo dal vedere quali sono i bisogni delle persone che stanno attorno a noi. Cominciamo a vedere quello che possiamo fare in termini di sostegno, di aiuto per cibo, per igiene, eccetera. Cominciamo a vedere chi ha la casa distrutta e quello che possiamo fare per loro in base alle risorse che sono disponibili e che i benefattori hanno messo a nostra disposizione appositamente per questo, fin da subito. Ma già prima in Libano, nella stessa linea, i frati più giovani avevano avviato una casa di accoglienza per accogliere giovani che stavano scappando dalla guerra e che si trovavano in una specie di limbo senza patria e senza lavoro e anche senza una rete sociale. Lo stesso discorso è quello relativo ad Aleppo, ma anche alle altre realtà dove siamo presenti in Siria. Ad Aleppo il lavoro fatto per venire incontro al bisogno di questi bambini senza nome è nato vedendo una situazione concreta, una situazione che per alcuni era da ignorare, per alcuni era da cancellare, e invece i frati che risiedevano lì ad Aleppo hanno detto dobbiamo fare qualcosa e hanno cominciato a mettere a disposizione le strutture nostre, la struttura del Terra Santa College per fare uno dei centri e poi ad affittare ad Aleppo Est altre strutture per poter intervenire anche in favore di quelli che erano i più sfortunati degli sfortunati, che erano appunto questi bambini senza nome, figli dei jihadisti sostanzialmente, bambini senza nome, bambini anche senza un padre, per essere chiari su come stanno le cose. E appunto l'atteggiamento anche lì è stato un atteggiamento pragmatico, concreto, perché la fraternità appunto non si costruisce in teoria e a parole, ma nel riconoscere la dignità di figlio di Dio ad ogni persona, e dal più piccolo, dal più fragile, dal più povero, fino a ogni persona che Dio ci fa incontrare nel nostro cammino. Ecco, in Francesco d'Assisi questa esperienza nasce dalla consapevolezza che Dio è Padre, anche per noi questo è evidente, noi non siamo una ONG che agisce sulla base semplicemente di motivazioni filantropiche o umanitarie. Siamo una provincia religiosa, siamo dei consacrati, siamo gente che ha ricevuto una chiamata da Dio a donare la propria vita e pensiamo che questo sia anche un modo concreto di vivere la nostra consacrazione. Lo stesso vale per realtà anche meno difficili, meno complicate, come può essere la realtà
qui in Israele, ad esempio, dove l'attività è soprattutto con lavoratori migranti stranieri, ma c'è anche questa attività alla quale accennavi, con coloro che attraverso il deserto del Sinai arrivano scappando sostanzialmente soprattutto dal Sudan, ma non solo, anche Etiopia e i paesi del Corno d'Africa, che anche loro arrivano evidentemente con una speranza nel cuore e spesso, ecco, si trovano a subire doppie e triple forme di discriminazione. Ecco, anche nei loro confronti noi cerchiamo di fare quel che si può, così come con le comunità di lavoratori migranti stranieri, che qui sono molto numerose, filippini, indiani, ma anche vari paesi dell'Africa, America Latina e anche molti dell'Est Europa. Nel caso, ad esempio, di una categoria particolare come quella dei lavoratori migranti stranieri cristiani, l'attenzione al fratello comporta anche la piena accoglienza a livello ecclesiale. Quindi il non considerare i lavoratori migranti stranieri o i migranti cristiani come degli estranei, come dei cristiani di serie B, ma il cercare di accoglierli e integrarli pienamente anche nelle nostre comunità, aiutarli a mantenere la loro anche identità cristiana, aiutarli a mantenere anche una parte delle loro tradizioni, ciò che fa parte della loro identità culturale, permettere a loro, ad esempio, di celebrare le loro feste, di ritrovarsi, di esprimersi anche nelle loro lingue. Questo è molto importante e per noi è possibile perché, grazie a Dio, siamo una fraternità internazionale, quindi essendo frati provenienti da più di 50 paesi, questo diventa per noi in qualche modo più facile, perché abbiamo più o meno frati che parlano, diciamo, non tutte le lingue, ma buona parte delle lingue del mondo, e quindi anche i migranti si sentono accolti in modo più significativo quando qualcuno li comprende e quando vedono che noi stessi siamo dei migranti, perché di fatto noi stessi, la maggior parte di noi, a parte i pochi confratelli che hanno il passaporto israeliano, la stragrande maggioranza di noi sono qui con un visto e vivono e operano nei paesi dove ci troviamo con un visto, e quindi sappiamo anche noi cosa vuol dire attendere anche magari per dei mesi per poter avere un visto. Abbiamo visto in questi 6 mesi di pandemia, ad esempio, la difficoltà nel non poter ottenere visti per i confratelli che dovevano venire in servizio o per i volontari che volevano venire a darci una mano, e quindi credo che un po' ci identifichiamo anche noi con i migranti, e penso che anche i migranti sentono che in qualche modo anche quando li accogliamo in qualche misura condividiamo anche lo stesso tipo di status e di situazione, anche se chiaramente noi facciamo parte di una istituzione storica e quindi riceve anche un rispetto e un trattamento che normalmente chi arriva qui in stato di bisogno non riceve, ma questo avviene in tutti i paesi del mondo. E ecco, se posso anche aggiungere qualcosa rispetto alla situazione di cui parlava Fra John Duke, la situazione lì anch'io la conosco, perché come ho visitato le realtà nostre in Siria e Libano, così ho visitato anche la realtà di Rodi e di Co. È veramente una situazione particolarmente drammatica, perché soprattutto quelli di Rodi, come sottolineava padre John Duke, non sono accolti, diciamo, in un centro ufficiale, istituzionale, con personale di servizio e con anche una struttura che ha un programma di accoglienza, di educazione, di sanità e quant'altro. Sono accolti in un ex mattatoio degli anni 30 e fa impressione anche semplicemente il luogo. Provate a pensare cosa significa entrare dentro in un mattatoio. Avete visto lì
i materassi adagiati uno accanto all'altro, anche la situazione, diciamo, a livello di rispetto della dignità della persona, è un qualcosa che fa riflettere, fa pensare. Quello che fa John Duke, padre John Duke, è di cercare di dare un po' di umanità e un po' di fraternità, ecco, a persone che altrimenti, per usare il linguaggio di Papa Francesco, sarebbero veramente considerate uno scarto di cui non occuparsi. Ecco, padre Francesco, io mi inserisco per rilanciarti una domanda che arriva da un nostro amico che ci sta ascoltando. È difficile sempre fare delle classifiche, ma questo nostro ascoltatore ci chiede: ma tra le tante emergenze, tra le varie emergenze di cui abbiamo parlato questa mattina, dal tuo punto di vista qual è la più urgente? È una domanda a cui non vorrei essere io a rispondere. Sì, di fatto noi cerchiamo di suddividere la torta, perché le emergenze sono veramente tante. Qui evidentemente questa mattina si metteva a fuoco il tema dei migranti e dei rifugiati soprattutto, quindi è evidente che l'emergenza in questo caso riguarda gli aiuti da dare, ad esempio in Libano, gli aiuti da dare sicuramente anche a Rodi, e non dimentichiamo gli aiuti da dare agli sfollati interni in Siria, ad esempio. La maggior parte dei cristiani non vivono più nelle zone dove risiedevano tradizionalmente, ma si sono spostati lungo la costa. Quindi, se ad Aleppo avevamo una parrocchia di 9.000 fedeli, adesso ad Aleppo abbiamo una parrocchia di 3.000 fedeli, ma se all'Attachia la parrocchia era di 2.000, adesso è probabilmente di 6.000, e quindi ci sono degli spostamenti interni e bisogna quindi, direi, ecco, queste tre realtà, saperle aiutare tutte e tre su questo versante. Dopo, ripeto, ci sono altri versanti, perché la pandemia qui in Terra Santa ha messo in ginocchio, ad esempio, la comunità cristiana che vive nella città vecchia di Gerusalemme e la comunità cristiana che vive anche a Betlemme, che sono le due realtà che più di tutte le altre vivono dell'indotto del pellegrinaggio. E quindi io ieri, attraversando la città vecchia, il quartiere cristiano, ho visto che tutte le saracinesche dei piccoli negozietti dei nostri cristiani erano tutte chiuse. La settimana scorsa sono stato a Betlemme, e a Betlemme tutte le attività praticamente svolte dai cristiani sono chiuse. Questo vuol dire che anche, soprattutto, ecco, a Betlemme in Palestina, i nostri cristiani da 6 mesi sono in pratica senza un lavoro e senza un reddito. Anche lì noi cosa abbiamo cercato di fare? Quelli che erano legati a noi, che sono legati a noi anche da un contratto di lavoro, anziché mandarli a casa senza nessun tipo di aiuto, come sarebbe previsto dalla legge che prevede 2 mesi di aiuto e poi ognuno si deve arrangiare, noi abbiamo cercato di fare uno sforzo e di garantire il 50% dello stipendio, perché non c'è una forma di welfare, di assistenza sociale. Questo vuol dire che la custodia, in questo momento, che da 6 mesi in pratica è senza entrate, sta cercando di aiutare comunque almeno le persone che diciamo sono collegate in qualche modo alla nostra realtà. E questo posso garantirvi che dal punto di vista economico è un impegno notevole. Ecco, è come se un imprenditore che rimane per 6 mesi senza lavoro e si trovasse in una situazione in cui lo Stato non ha cassa integrazione né altro, garantisse metà dello stipendio ai suoi dipendenti. Voi capite che non si può andare avanti molto a lungo senza entrate e solo con uscite. Quindi, dico, sul fronte migranti e rifugiati le emergenze sono quelle che sono state segnalate
e penso che non sia necessario essere ulteriormente ripetitivi e ridondanti. Però ecco, non ci sono solo le emergenze dei rifugiati e dei migranti, ma ci sono anche altre emergenze, ripeto, soprattutto in Palestina. Io intravedo ad esempio una grossa emergenza nel poter mandare avanti l'opera educativa anche delle nostre scuole in Palestina, che sono una realtà in cui la fraternità è vissuta quotidianamente, perché sono realtà dove studiano insieme bambini cristiani e musulmani, si ritrovano famiglie cristiane e musulmane, professori cristiani e musulmani, quindi veramente si cerca anche di educare a un senso di fraternità, di accoglienza reciproca e di pace. Ecco, io vedo qualche problema economico per il prossimo anno se la pandemia non finisce, se non si trovano dei rimedi e se non ritornano i pellegrini. Ecco, padre Francesco, volevo riprendere un po' questo aspetto del dialogo concreto che si svolge soprattutto nelle scuole, ma nella vita quotidiana delle comunità di Terra Santa tra cristiani e musulmani. Chiaramente questo è un momento molto particolare in Europa, legato alla pandemia, ma legato anche alla rinascita di paure o di posizioni antagoniste che hanno portato purtroppo anche nei giorni scorsi, penso ai casi della Francia, all'assassinio del professor Paty e anche all'assassinio di queste tre persone nella cattedrale di Nizza. Ecco, credo che anche qui tutti noi dovremmo fare uno sforzo per cercare di distinguere, di lavorare per guardare negli occhi le persone, cioè il musulmano che ha un progetto politico a partire dalla sua religione non è il musulmano credente che cerca di vivere la sua vicenda di fede in una maniera che magari noi non comprendiamo fino in fondo, non condividiamo, ma che sicuramente non contempla la violenza. Ecco, a partire dalla Fratelli Tutti, a partire dall'esperienza di Francesco che incontra il sultano, dacci una parola conclusiva in questo senso, anche perché credo che questo tema della fraternità c'entri tantissimo con una necessità di non imbarbarire ulteriormente la nostra società. Sì, allora, io personalmente credo che ognuno debba lavorare bene nel proprio campo e fare tutto il possibile nel proprio campo. E bisogna anche sapere che vanno distinti i campi di azione. Quindi, ad esempio, è evidente che chi deve governare gli stati deve governarli tenendo conto dei problemi che ci sono, delle tensioni che possono nascere, tenendo conto anche di quello che è il necessario rispetto delle leggi e l'esigere il necessario rispetto delle leggi. Questo è un dato di fatto. La legge deve essere uguale per tutti, ma deve esserlo realmente e veramente. Quindi la legge ha anche un compito di educare la gente che appartiene a una società ai comportamenti buoni, ovviamente sanzionando quelli che sono i comportamenti sbagliati. C'è un compito di tutte le istituzioni educative. Le istituzioni educative hanno un compito di educare a quello che è l'incontro, a quello che è la comprensione di sé e la comprensione dell'altro, a quello che è la maturazione della propria identità e anche a quello che è il rispetto dell'identità dell'altro. Quindi non si può pensare che sia educativo offendere l'altro. È educativo imparare a rispettare l'altro e è educativo imparare ad affermare la propria identità nel rispetto dell'identità dell'altro. Poi ci sono le responsabilità anche dei capi religiosi. I capi religiosi sono chiamati ad orientare i credenti. Non a caso, e ritengo che sia un frutto sia del documento di Abu Dhabi sia della Fratelli Tutti, il grande imam di Al-Azhar, Ahman al-Tayyib, che ha firmato con Papa Francesco il documento di Abu Dhabi ed ha espresso anche un grande apprezzamento per l'enciclica Fratelli Tutti, il grande imam di Al-Azhar, che è la più importante autorità dell'Islam sunnita, ha espresso una condanna molto netta, molto chiara, senza se e senza ma, di questi fatti avvenuti a Parigi.
Chiaramente, se un leader religioso dà invece, o un leader politico dà invece, come dire, butta benzina sul fuoco, cioè dà una giustificazione di qualche tipo a comportamenti e atteggiamenti violenti che strumentalizzano la religione, che strumentalizzano il nome di Dio a fini violenti, ecco, questo non aiuta, non favorisce un futuro di convivenza. Ma, ripeto, è compito di tutti noi, ciascuno nella propria parte, e noi qui quello che cerchiamo di fare è proprio aiutare la comprensione reciproca a partire dalla consapevolezza che veramente siamo tutti fratelli e veramente siamo tutti figli dello stesso padre. Forse non tutti riconoscono Dio come padre, ma noi, sapendo che Dio è padre di tutti, non possiamo che comportarci da fratelli di tutti. C'è nella Bibbia un apologo nel libro della Genesi dove si racconta che il nipote, uno dei pronipoti, diciamo, di Caino, Lamech, dice: Caino per una offesa è stato vendicato 7 volte, Lamech per un graffio sarà vendicato 77 volte. È la spirale della violenza. Quando noi cediamo alla violenza di qualsiasi tipo, verbale, fisica, inneschiamo violenza. La violenza si amplificherà. La violenza è come il Covid. Nel momento in cui diventa virale, passa di persona in modo contagioso. Nel Nuovo Testamento, non a caso, quando l'Apostolo Pietro chiede a Gesù quante volte devo perdonare il mio fratello se pecca contro di me, fino a 7 volte, Gesù gli risponde: non ti dico fino a 7, ma alla lettera del testo greco dice ma fino a 77 volte. Quindi è l'inverso della logica del pronipote di Caino. Gesù dice: se noi vogliamo invertire la spirale della violenza, non abbiamo altra scelta che iniziare con un perdono che è unilaterale. Capisco che questo è un atteggiamento che per alcuni è considerato un atteggiamento da buonisti, un atteggiamento da ingenui, un atteggiamento da sognatori. Ma io sono cristiano, io credo nel Vangelo, ho professato di vivere secondo il Vangelo. Il mio fondatore, Francesco d'Assisi, ha messo come primo capitolo della nostra regola che la vita dei frati minori è osservare il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. Poi ha aggiunto: vivendo in obbedienza senza nulla di proprio in castità. Quindi io non posso assumere una logica diversa dalla logica del Vangelo, anche in momenti in cui ci sono tensioni, anche nei momenti in cui ci sono problemi e anche nei momenti in cui è impopolare proporre un ragionamento del genere.